Ciao a tutti. Oggi vi recensisco iOS 14, ovvero il nuovo sistema operativo di Apple per iPhone, uscito il 17 del 9, ore 19, ma alla fine non si sa il motivo, è uscito alle 22. Alcuni dicono per problemi tecnici, altri invece perché volevano cambiare orario, ma comunque, vabbè. Come prima cosa vi ricordo di iscrivervi al canale con campanella attiva per non perdere i nuovi video e anche tutorial. Installatevi la mia app ufficiale, che è disponibile sia per PC, Mac o Windows, e smartphone, tablet e Android o iOS. Se dio qualche link o sito, allora trovate in descrizione. Ora bando alle ciance e iniziamo col video. Iniziamo con la cosa più attesa da parte di tutti di Apple, ovvero i widget. Se vedete qui, sulla mia schermatone, questo qua è un widget. Ovvero, adesso c'è scritto il meteo, vabbè che l'app meteo ha cambiato grafica. Ma, comunque, come si aggiungono i widget? Allora, io prima avevo tutto una cartellina qui che si chiama, non mi viene in mente, produttività. E ora vi faccio vedere. Tenete premuto su una parte qualsiasi dello sfondo, schermo, come volete chiamarlo. Poi cliccate su questo più che c'è qui. Sul più che trovate qui, in alto a sinistra. Ne vedete che qui ci sono tanti cose, tipo la batteria, i comandi, le foto e tante altre cose. Il tempo di utilizzo, io di solito uso il meteo, oppure c'è questa bella cosa, ovvero la raccolta smart, dove vi mette tutto così, tutti tanti widget, e voi potete scorrerli. Poi qui facciamo su fine, e come vedete qui il widget può cambiare un po', ogni tanto si blocca, ma può cambiare come volete voi, oppure in base a quello che fate voi. Il bello dei widget è che hanno 3, anche 4 dimensioni in alcuni casi. Questa, ovvero la più piccola, poi questa, poi tipo questa, e un'altra molto più grande che non ho adesso qui. Comunque cosa, aspettate un po', solo che l'unica cosa che forse non mi piace dei widget è qua che deve scrivere qua sotto il widget come meteo, cosa che occupa un po' di spazio per alcune cose, ma comunque graficamente non è molto male, perché ha gli angoli arrotondati come tutte le icone di tutte le app, se vedete. Ora parliamo di una cosa un po' strana. Dato che io avevo un Honor View 10 Lite, di solito per abbassare il centro notifiche usavo il sensore di impronte digitali posto sul letto, cosa che su iPhone non c'è, ma hanno aggiunto il tap posteriore sul letto. Si può fare un doppio o triplo tap, come adesso vi faccio vedere. Allora, se faccio io doppio, ho messo che deve abbassare il centro di controllo. Se lo rifaccio, ecco qua che ritorna. Poi se faccio un triplo tap, ha fatto lo screenshot senza fare altre cose. Consiglio di farlo senza cover, ma anche se avete la cover un po' più forte dovete farlo, se no non servirà a fare così tanto casino. Adesso vi insegno come attivare. Bisogna andare su impostazione preferenze di sistema, chiamatele come volete. Poi andiamo su accessibilità. Poi il metto è tocco. Poi scorre sotto e tocco posteriore, cosa che su iOS 13 non c'è. Andiamo qui. Ecco qua come l'ho impostato io. Doppio tocco, centro di controllo. Qui potete anche mettere tante altre cose, volume più, volume meno, blocco schermo, elenco applicazioni, tante altre cose. Triplo tocco istantaneo schermo. Potevano mettere anche altri tocchi, tipo tocco con due dita o qualcosa del genere, ma comunque non importa. Oppure tipo quando faccio due volte, ma vabbè, è una cosa così. Cosa molto bella, perché quando faccio queste cose, cioè, è molto più bello. Io l'ho aggiornato come è uscito, solo il pomeriggio, ma comunque sì. Ora parliamo di una cosa che ho su Android, ovvero la libera app. Io non ce l'avevo sul mio Android che avevo prima, ma
I telefoni più moderni ce l'hanno. E adesso vi dico cosa parlo. La libreria app, dove ci sono tutte le app che abbiamo installato, ma la cosa più bella che Apple ha deciso di dividere in categorie. Allora, facciamo un esempio. Allora, ok, avete visto cosa ho fatto. Vedete che io ho qua le cartelle, ecco. Nell'ultima pagina posso andare nella libreria app. E cosa bella ancora di Apple, che se tengo premuto qui, oh, sì, però tenendo premuto fin quando sentiamo la vibrazione, poi premendo qui, e facciamo, nascondiamo tutte queste finestre così non le dobbiamo vedere e possiamo direttamente andare alla libreria app, che è tutto bellamente suddiviso in categorie. Qua ci sono i suggerimenti, poi le app aggiunte da poco. Produttività e tante altre belle app qua che ci sono, come vedete. Per uscire dovete cliccare tipo qua sopra. Poi qua creatività e tante altre belle app, giochi e poi istruzione e altro. E per uscire passate o che fate un scorrimento oppure che andate qui e fate così. Cosa molto bella dividere questo in categoria, cosa che non ho mai visto su Android. Ora parliamo della modalità Picture in Picture, ovvero quella modalità che su Android permette di fare videochiamate anche mentre si usano altre app senza disattivare la fotocamera. Ma momentaneamente si può fare solo con FaceTime o forse anche con altre app che non so. Ma io ho provato con WhatsApp, ma non ha funzionato. Dovrebbe uscire tra un paio di settimane, spero, un aggiornamento. Ora provo a chiamare me stesso da iPhone a Mac. E vediamo com'è. Ok, ora apro FaceTime. Provo a chiamare me stesso. Se mi squillerà. Forse io non ho mai usato FaceTime perché non ho mai avuto il tempo. Quindi questo è FaceTime con iOS 14. Ora, se io esco, guardate che mi rimane qui al lato e posso spostarlo tranquillamente e usare altre app. Impostazioni. Apriamo Bluetooth. E vedete che sì, Bluetooth, YouTube. E vediamo che possiamo usare qualsiasi app e andare in qualsiasi schermata, anche meteo, usare widget. Praticamente, oltre che un po' forse ingombrante, un po' troppo grande, ma comunque non importa. Posso spostare dove vuoi, dove voglio. In caso se trovo altre app che hanno questa funzionalità, lo scrivo o nei commenti o in descrizione. Bene, ora salutiamo il nostro amico MacBook Pro. Terminando la chiamata, ciao Mac. No, dai, scherzo, ma comunque sì. Ora, sì, avete notato che anche una cosa. Se io adesso vado ad aprire la fotocamera, oltre vabbè. Vedete sopra in alto a destra un pallino verde. Cos'è quello? Ovvero, se notate nei computer portatili c'è il pallino verde, di solito quelli più vecchi è bianco, ma comunque quelli più nuovi è verde e quindi si capisce che la fotocamera è attiva. Però invece se io adesso devo trovarla. Adesso non mi viene in mente come si chiama, memo vocali, ecco. Se io invece vado a registrare un audio, vedete che il pallino è tipo un arancione, un giallo. Tanti dicono rosso, io non vedo rosso, ma comunque è di quel colore. E poi, se io abbasso il centro di controllo, dovrebbe qui vedersi. Aspettate, faccio questa cosa. Fotocamera di recente e l'audio l'ha usato la fotocamera, quindi vedo le app che hanno usato recentemente o la telecamera o il microfono. Cioè, vedete. Ah, ho fatto uno screenshot. In errore a mente, vabbè. Queste erano le novità più interessanti di iOS 14, ma vi voglio mostrare un extra, ovvero l'app traduttore. Può tradurre chiaramente anche offline, quindi se non avete internet non importa, basta che avete batteria e potete tradurre quello che volete.
Translate what you want. Non so se è giusto perché io non so molto l'inglese, ma comunque non importa. Ebbene, queste sono le novità interessanti. Magari se più avanti scopro nuove cose le condividerò con voi. Ora però parliamo del mio parere di iOS 14. Lo dico già che è molto meglio di iOS 13. Non è neanche male iOS 13, ma sempre più moderno è, meglio è. Anche se un iPhone 11 Pro Max è diventato ancora più veloce il Face ID e l'apertura della fotocamera ed addirittura è diminuito il tempo tra un scatto e l'altro. Io non so, vabbè, come una volta al mese nuovi aggiornamenti, perché allora, non so, ma Apple rilascia un aggiornamento circa una volta ogni mese, quindi sono nuovi aggiornamenti. Android, questo non l'ho mai visto, tipo una volta, due all'anno ho ricevuto qualche aggiornamento e poi basta. Boh, quindi Apple è un po' meglio di Android, però non facciamo casino. Qualcuno preferisce Android, qualcuno Apple. Io preferisco Apple, quindi non facciamo casino. Allora, in conclusione, iOS 14 in un giorno mi ha cambiato la vita dell'uso quotidiano dello smartphone. Se avete il dispositivo compatibile, installatevi subito questo aggiornamento. La prossima recensione sarà su macOS Big Sur, quando uscirà chiaramente dopo una settimana. Poi volevo dirvi anche che questo iOS mi aiuta molto. Mi piace un casino, anche gli sfondi non sono male, ma comunque vabbè. Quindi, ora vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale con campanella attiva, lasciare like al video e se avete delle domande oppure volete avere degli approfondimenti, allora scrivete un commentino e risponderò il più presto possibile. Ah, ho dimenticato, seguitemi su patreon.com/radiomuscoletto, link in descrizione. Ciao!